Caltanissetta per Caltanissetta è il volontariato per una città solidale, incontro a Palazzo del Carmine con l'assessore Cavaleri. Ne parliamo con il portavoce del terzo settore Filippo Maritato per fare il punto della situazione. Allora, a questo punto c'è un risveglio. Io penso che siamo stati un po' in letargo per varie situazioni, sia le istituzioni che anche praticamente le associazioni. E ci viene data una grossa spinta. Allora, a questo punto ci viene chiesto molto chiaramente una disponibilità di volontariato di tutta l'associazione. Io posso dire che noi come forum del terzo settore, anche come rappresentante del MOVE, quindi raggruppiamo circa 40 associazioni, stiamo proprio lavorando su questo, creare dei progetti, ma più che progetti collaborare con l'amministrazione comunale per poter costruire qualche cosa che fino adesso non si è fatto. Dice, ma noi facciamo questo tipo di sforzo di volontariato, ma cosa chiediamo in cambio a me per quest'anno? Noi abbiamo chiesto, e già c'è una delibera che già è stata predisposta, dei locali grandi dove andremo a fare la città del volontariato, il villaggio del volontariato, dove vogliamo mettere insieme tutte queste associazioni, perché ci troviamo con delle associazioni che hanno un'esperienza enorme nel territorio, ma che non hanno una sede, una possibilità. Quindi allora, se il Comune, come già si è impegnato, almeno verbalmente, lo andremo a fare questo praticamente, perché c'è la disponibilità della delibera, andremo praticamente a fare questo scambio, questo servizio di volontariato con praticamente questa struttura che ci permetterà di stare insieme e quindi non solo poterci conoscere tra noi associazione e dare questo servizio al comune che ci viene chiesto. Quali sono le potenzialità del volontariato in una città come Caltanissetta? Guardi, sono enormi. Nessuno sa che praticamente ci sono almeno più, dico 40, quelli che noi raggruppiamo come forum del terzo settore e MOVE, però realmente sono tante altre associazioni che non fanno parte né nel forum e nel MOVE, ma sono cose che io conosco veramente, che fanno un servizio capillare. Allora praticamente tutte queste persone vogliono essere aiutate, perché sono quelle che hanno il rapporto diretto con chi ha più bisogno, da tutti i vari generi, su 360 gradi. Quindi allora a questo punto ci permetterà di costruire insieme. Questo è il motivo principale che ci mette. Ecco perché noi sposiamo completamente questo tipo di iniziativa. Quindi proviamo per un anno a metterci insieme, a lavorare e dare questo servizio. Però il Comune si deve impegnare a permetterci di stare insieme. Questo favorirà molte persone.